C'è un impianto che riesce a trasformare gli scarti tessili in imbottiture per materassi e automobili, pannelli per arredamento, costruzioni, imballaggi, cartoncini per etichette e persino base per la realizzazione di boschi verticali. Ve lo mostriamo in tutta la sua magnificenza. È stato progettato da imprenditori pratesi, la Dell'Orco e Villani e la Tecnoplans. È richiesto da tutto il mondo per dare valore allo scarto di lavorazione anziché spendere per disfarsene, ed è già nel mirino di un paio di imprese del sud e del nord per proporlo al finanziamento del PNRR attraverso lo stesso bando del Ministero della Transizione Ecologica, a cui parteciperà ALIA, il Comune di Prato, le categorie economiche e sociali per l'hub del riciclo tessile, ma proponendo un'altra tecnologia di cui una parte importata dalla Svezia. Il motto "Nessuno è profeta in patria" calza a pennello, ma guai a pensare che Sergio Dell'Orco, leader nazionale nel campo delle macchine per rigenerato, e Marco Gualtieri della Tecnoplans vogliano piazzare la propria creatura in casa per interesse personale. Si lavora per il 90-95% per l'estero, quindi non è che si cerchi di vendere le nostre macchine a Prato per fare queste cose, è più per far capire alla gente che altrimenti sarebbe uno spreco di soldi per la comunità. Questo è l'impianto che viene presentato ai clienti per le prove. In base alle esigenze viene personalizzato in tecnologia e dimensioni. Si parte dalla mescolatura delle fibre, perché ovviamente qualsiasi materiale deve essere composto da determinate fibre di caratteristiche particolari. Si genera un sandwich di fibre diverse e il preapritore le mischia sommariamente e le manda poi nella box di stoccaggio. Al posto di questo materiale bianco, bello da vedere, può esserci benissimo fibra di rossino. Fibre premescolate vengono immagazzinate in un box di stoccaggio che a sua volta alimenta l'apritore finale, quello che dà l'apertura più intima, fibra contro fibra, e dà, per esempio, nel caso di materiale nero e bianco, dà alla fine un materiale uniforme grigio. Qua il prodotto viene formato nelle sue caratteristiche di spessore e peso finale, dopodiché viene coesionato meccanicamente oppure con aria calda con l'aiuto di fibre cosiddette bassofondenti. Si taglia il materiale nei formati finali e questo è il risultato, in questo caso con fibre di poliestere, ma anche questo prodotto va a rimpiazzare prodotti in schiuma che al contrario del poliestere a fine vita non possono essere riciclati ma andrebbero altrimenti in discarica. Questo eventualmente può essere riciclato nuovamente? Esatto. In Italia c'è ancora tanta strada da fare su questo fronte, ma il PNRR dovrebbe aiutare, soprattutto in un territorio con tantissimo scarto tessile come il nostro.